Venerdì 15 luglio 2022, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi da Manuel per il consueto video della mattina. Partiamo con la nostra sigla, questa è Forza Lazio. Ben ritrovati. Ben ritrovati ragazzi, ciao a tutti, buongiorno. Partiamo come di consueto con ricordarvi che ci trovate su YouTube, appunto come Forza Lazio, mentre su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ci trovate come, scusate, canale Forza Lazio. Il nostro indirizzo email è canaleforzalazio@gmail.com, come il nostro sito che è www.canaleforzalazio.com, lo leggete qui su in alto. Il video che sta andando adesso in sovraimpressione vi indica come diventare followers appunto del nostro sito. Ci tengo a questa cosa, ve lo dico ripetutamente. Ringraziamo anche il nostro sponsor, la Palazzina, ristorante a San Cesareo. Mando un abbraccio a tutti i ragazzi, che la famiglia che gestisce, la famiglia di Franco che gestisce questa meravigliosa attività. Andate a nome nostro e riceverete un trattamento particolare. Subito una premessa importante, perché spesso in alcuni commenti in coda ai miei video leggo delle cose che non c'entrano ben poco con le premesse che faccio io all'interno del video, forse perché non lo vedete tutti, ma questo è una cosa che è un invito che faccio a tutti voi a trovare la pazienza e il tempo di sprecare o dedicare 10 minuti della vostra giornata a questi video. Perché dico 10 minuti? Perché me lo impongo proprio io, non più di 10 minuti, perché mi rendo conto che escono la mattina, la gente è impegnata, qualcuno lo legge quando sta al lavoro, quando sta al bagno, quando si fuma una sigaretta, in ogni situazione, quindi capisco tutto. Sì, anche quando sta al bagno, è umano, c'è niente di male, anzi, soprattutto quando sta al bagno. Scherzi a parte, faccio una premessa importante. Quello che sto dicendo, deve tener conto dell'avversario che abbiamo affrontato ieri. Ok? Quindi non enfatizziamo quello che è accaduto ieri. Però andiamo ad analizzare con attenzione alcuni aspetti. Ieri mi sono rivisto con calma, sono arrivato a casa alle 8, quindi la partita l'ho vista dopo cena. E ho rivisto questo Lazio De Cane, squadra di seconda divisione slovena. La Lazio ha vinto 5-0. Immobile ha sbagliato rigore, giusto per dovere di cronaca. Immobile ha sbagliato rigore, poi subito dopo ha segnato. Hanno segnato Immobile, doppietta di Pedro, Zaccagni e Basic. E Basic, sul quale attenzione a Basic. Prime impressioni: Romagnoli affaticamento muscolare, niente di che, ci sta. Quindi non vi preoccupate, non è successo niente. Non mi sento di giudicare né Maximiano né la difesa, perché onestamente sta squadra che la Lazio si è trovata di fronte era chiaramente come livello e caratura superiore all'Auronzo, ma assolutamente nettamente inferiore alla Lazio. Però andiamo ad analizzare gli spunti individuali e di squadra offerti ieri dalla Lazio. Prima cosa, in queste amichevoli, come è giusto che sia, il giocatore entra in campo non con lo scopo finale di segnare, no. Diciamo che il gol è una conseguenza eventualmente dell'applicazione di altre nozioni. Il giocatore entra in campo con lo scopo di applicare, mettere in atto tutto quello che il mister gli chiede nel corso degli allenamenti. E vado nella cronaca, nel dettaglio di quello che ho visto e che mi è piaciuto, ve lo dico subito, tantissimo, ma faccio ancora una volta la premessa di tenere conto dell'avversario che abbiamo. Quindi, verticalizzazioni del gioco. La Lazio fa un tocco e verticalizza. Quando non trova lo spazio per verticalizzare su Immobile o sul centrocampista che si inserisce tra le linee per andare a supportare Immobile nell'azione offensiva, smista la palla a destra e a sinistra, alle due ali, che supportate dai terzini, cercano la superiorità numerica per arrivare sul fondo e crossare. Milinkovic è un calciatore assolutamente indietro nella condizione, ma non va nemmeno evidenziata sta cosa, è normalissima.
Milinkovic è alto quasi 2 metri, pesa quasi 100 kg, è normalissimo, ha una corporatura, una struttura fisica per il quale ci vuole tempo, fa parte della normalità, quindi nessun dramma. Anche Marusic è così. Anche Acerbi era così, parlo già al passato per Acerbi. Ottime indicazioni a livello proprio tecnico, ha dimostrato ci sta, è un giocatore che ci sta. Marcos Antonio è tanta roba, ragazzi. Come diceva Giacomino nella live nostra di 3 giorni fa, è il vero affare, il colpo di mercato della Lazio, è Marcos Antonio preso a 2 soldi. Però c'è un però. Si vede che è un po' innamorato della palla. Marcos Antonio non, raramente prende palla a veduta di gioco ampia e subito se ne libera, guadagnando il famoso tempo di gioco che dice Sarri, e questo è il motivo del quale pretende un tocco al massimo e basta. Spesso la palla, quando arriva a Marcos Antonio rallenta, perché Marcos Antonio è uno che cerca pure la giocatina, ci mette un po' di tempo a far circolare palla. Ma qua, ragazzi, tranquilli, perché non ci stanno proprio problemi, insomma, su questo ci si lavora, e sono sicuro che tra un mese, quando inizia il campionato, Marcos Antonio è pronto. Non c'è neanche fretta, perché comunque c'è Cataldi, che in quel ruolo ha dimostrato di essere, a me non piace, però di saperci sì adattare. E quindi se Marcos Antonio non sarà pronto per la gara d'esordio, entrerà gradualmente in prima squadra. Ragazzi, parlavo di Milinkovic, che ci mette tanto tempo a entrare in condizione. Ragazzi miei, dopo 10 giorni di ritiro, Manuel Lazzari è già in assoluto, per distacco, il giocatore più in forma della Lazio, perché ieri ha arato quella fascia con una cosa impressionante. Dal primo all'ultimo minuto in cui ha giocato, ha macinato chilometri con tempismo, con velocità, con qualità e quantità. Quindi tanta tanta roba per quanto riguarda Manuel Lazzari. Ottime. Ottime, ottime, ancora una volta le impressioni che mi ha suscitato Toma Basic, ragazzi. Io lo dico, Toma Basic. Io quest'anno parto da 2 certezze: uno, che Lazzari sarà il miglior terzino del campionato, il terzino destro, e che Basic si prenderà questa Lazio. Io ho la sensazione che Basic, ragazzi miei, diventerà davvero il giocatore in più della Lazio. Ve lo dice uno che lo conosce ancora prima che arrivasse a vestire la nostra meravigliosa maglia. Questo è un calciatore che adesso si sente pienamente integrato nella Lazio, sente sua la maglia, l'appartenenza alla maglia. Sta facendo un ritiro clamoroso, clamoroso. Mi dicono che sta facendo un ritiro impressionante, e questa è tanta roba. Una nota a margine, molto chiaramente va anche considerato con chi giocava, perché poi nel secondo tempo chiaramente la squadra è stata ribaltata, come giusto che sia, per far giocare tutti. Però anche in quello che riguarda le sedute di allenamento e la partita di ieri, vedo Zaccagni assolutamente scarico. Vorrei dire assente, ma non lo dico. O meglio, l'ho detto, ma voglio credere che Zaccagni sia scarico, scarico. Ci metterà un po' più di tempo per entrare in condizione, per riaccendere il pulsante che lo ricala pienamente nell'ambiente, in quello che è il suo lavoro. Onestamente, un po' scarico Zaccagni. Non vedo la tigna sua solita, non lo so. Un po' spinto, ecco, però ripeto, magari è una mia impressione e niente più, ecco. Nessun allarmismo riguardo Romagnoli, ve lo ripeto, assolutamente nessun allarmismo, semplice affaticamento muscolare. Riassumendo, dalla partita di ieri, Lazio veloce, velocissima, circolazione di palla vertiginosa, Sarri assolutamente soddisfatto, quindi avanti, avanti, così, con massima convinzione. Sta venendo fuori una bella Lazio, le basi dell'anno scorso ci stanno, questo non è un anno zero, è l'anno di Sarri. Ciao ragazzi, forza Lazio a tutti.